un prete che non ha mai avuto l'abitudine di porgere l'altra guancia. E Peppone, un sindaco rosso, costretto a subire suo malgrado l'esplosiva esuberanza di quel parroco d'assalto. Don Camillo e Peppone, i protagonisti di una continua lotta che tuttavia non riesce a fare dei due accaniti avversari due nemici. Voi giocate contro la squadra della reazione. Dovete vincere! O vi spacco la testa tutti! Capito? Io non vi faccio minacce. Vi dico soltanto che se tra voi c'è un brigante che non giochi fino all'ultima goccia del suo sangue, gli polverizzo il sedere a pedate. Se tu non avessi mandato via Don Camillo, non si sarebbe arrivati a questo punto. Tu e le tue comari, lasciatemi in pace con Don Camillo. Sta bene dove sta? Mica tanto bene. Signore, Peppone è stato eletto. Io mi ricordo dal cielo che vi portò. Per essere bello, era bello. Ma se basta un cielo di un chilo per farsi eleggere deputato, Stalin con uno di una tonnellata si faceva eleggere papa, eh? Don Camillo, io sono disposto anche a trattare, cosa volete? Solamente che mi porti con te in Russia. Ma come posso portare un prete in Russia? Mi metterò in quartiere. Ma c'è il Brusco con gli altri compagni. Ah, se hanno creduto a Carlo Marx, qualunque balla gli racconti andrà bene. Fratelli, Gesù ha scelto di nascere non borghese, ma proletario. Perché solo chi lavora, soltanto chi suda, sa cosa sia la sofferenza. Signore, qui si bara, i comunisti siamo noi. Don Camillo e Peppone, gli indimenticabili protagonisti del più grande successo cinematografico del dopoguerra. Assaltano la chiesa, non bisogna permetterlo! Chi va là? Rispondete o sparo! Sta attento perché sparo anch'io. Ah, ci siete anche voi in questa storia, mi pareva strano. Ti piace questa musica? Crepate le vacche, avrai dei disoccupati in più. Ma sì, lo so, è la maledizione dei paesi agricoli. In città si fermano le officine e buonasera, non è mica necessario mungere le macchine. Cina, cosa vuoi a quest'ora? Voglio sposarmi. Ma per sposarsi bisogna essere in due. Siamo in due. Cosa fai qui, emissario del Cominform? Te l'avevo detto che avevi il dente avvelenato dalla politica. Andiamocene. Rimpiangere quel dittatore, io? Oh, non davvero, monsignore. Solo da quando è partito si direbbe che è San Camillo in persona. Ma lei sa che comincia ad avere la reputazione di far dei miracoli lassù sulla montagna? Dei miracoli, signor Bottarsi? Sì. Ferma! Sei matto! E ancora questa maledetta leva che si è incastrata! Andiamo bene, siamo a cavallo, siamo! La vostra grande patria, ma come dovreste sentirvi orgogliosi di appartenere a questo faro di civiltà che indina, che guida, che... Niente. Signor sindaco, lei qui è in una canonica e nel territorio della chiesa non si può fare propaganda politica. Cittadini, nel segreto della cabina elettorale Dio vi vede e Stalin no.